proclama eletta la carica di sindaco del comune di Avellino la signora Laura Nardi. Con l'insediamento della sindaca e la proclamazione degli eletti inizia l'era Nargi, folla nell'aula consiliare del comune di Avellino per il debutto della nuova assemblea e della nuova fascia tricolore. Alle 18.15 in punto il presidente della commissione elettorale Paolo Cassano ha letto il dispositivo che convalida il risultato delle urne. 32 gli eletti, 8 di loro sono alla prima esperienza politica, 20 consiglieri sui quali potrà contare Laura Nargi, più quelli eletti tra le fila degli alleati al secondo turno riconducibili al patto civico di Rino Genovese. Tra le fila dell'opposizione assenti il candidato sindaco Antonio Gengaro per motivi di lavoro, l'uscente Amalio Santoro, il giovane Antonio Bellizzi e la coordinatrice della segreteria provinciale del PD, Enza Ambrosone. Emozionata, Nargi nel corso del suo primo intervento ricorda che con Firenze, Bergamo, Perugia, Lecce, Campobasso, Rovigo e Prato, Avellino ha scelto nella tornata delle amministrative una donna, la prima della sua storia. Non è un dato di poco conto, aggiunge, siamo 8 donne e abbiamo vinto la resistenza, la diffidenza, la restaurazione, incarnando lo spirito del cambiamento, lo spirito di quella rivoluzione gentile che ha i lineamenti e la determinazione, il coraggio e la sensibilità, la cura delle cose e l'attenzione per le persone prettamente femminili. Poi un appello affinché, dopo le scorie della campagna elettorale, si possa guardare con serenità al futuro. È arrivato il momento di mettere da parte le divisioni e le contrapposizioni strumentali, non più sopportabili, e provare a coltivare tutti insieme i fiori della tolleranza, del rispetto, della sana convivenza e dell'inclusione sociale. Grande emozione rivedere quest'aula, è già di per sé un'emozione, farla con la fascia tricolore è un'emozione ancora più forte, vedere tutta la mia gente, persone care, la mia famiglia, i miei sostenitori, la mia squadra, è stato bello vederli tutti insieme qui in questa aula così sacra. L'ho sognato, ho pensato di impegnare le mie energie per parlare con la gente, quindi non era rivolto proprio il pensiero a questo giorno, ma invece posso dirle che questi giorni passati, questa settimana, questi 10 giorni passati dopo la vittoria, l'ho immaginata e l'ho trovata proprio così come la immaginavo, piena di calore, piena di emozione, con la sua sacralità per me. Già siamo al lavoro ormai da subito dopo la vittoria, quindi sarà, io già l'ho annunciato, una giunta politica con qualche innesto di profili tecnici. L'ho detto, ridetto e lo confermo. E convocherò immediatamente un tavolo tecnico per riaprire il centro per l'autismo, però mi interesserò anche all'imminente apertura del tunnel, mi interesserò insieme alla mia squadra, al Repentino e al Ferragosto che è alle porte, però prenderò anche delle misure, per esempio adesso mi viene in mente la ZTL che così non funziona, senza servizi, con i lavori in corso che ha bloccato un po' la città, senza eventi, di questo me ne occuperò penso stesso domani. Per noi non c'è un centro, non ci sono le periferie, però dobbiamo comunque lavorare per riammaiare i quartieri al centro. Non mi piace la parola periferie, ogni quartiere ha una dignità, però comunque dobbiamo immaginare sempre di pensare a una grande comunità, un centro urbano, tutto, la comunità urbana.